È stato l'evento centrale dal punto di vista dei contenuti della rassegna sull'acqua organizzata dal Circolo Acli di Corbetta. Se il tema è l'acqua, infatti non si può non parlare di risorse idriche, di un bene da sempre prezioso ma che negli anni lo sta diventando sempre di più, specie per gli agricoltori alle prese con la siccità. Al Circolo Acli di Corbetta era presente l'ingegnere Emanuele Onorati del servizio idrometrico del Consorzio Villoresi, che di mestiere ha proprio quello di tenere monitorati i livelli per poter gestire questa importante risorsa. Lo abbiamo incontrato poco prima dell'inizio della conferenza Stato delle risorse idriche per la stagione irrigua 2023. La conferenza verte sull'importanza dell'acqua che si è scoperta maggiormente negli ultimi anni, precisamente l'anno scorso, con un periodo di siccità grave sia durante la stagione estiva che quella invernale che stiamo ancora vivendo, e purtroppo si ripercuote e le previsioni non sono ottimistiche anche per questa annualità. Risorse idriche che possiamo riassumere in invasi, sia parliamo degli invasi alpini, gli invasi dei laghi, in questo caso della Lombardia, e quello che è l'equivalente della neve in acqua. Purtroppo la situazione anche quest'anno sta tracciando il nuovo minimo storico degli ultimi 70 anni. Dobbiamo abituarci alla siccità? Sarà la nuova normalità? Queste le domande a cui l'ingegnere prova a rispondere, tenendo conto che il grosso del lavoro da fare sarà la programmazione dei turni in cui l'acqua sarà disponibile per le varie aziende agricole nei prossimi mesi per l'irrigazione. Si è cercato di gestire al meglio quello che era la risorsa idrica disponibile. Quest'anno stiamo cercando di non farci cogliere impreparati, per cui ci saranno sicuramente delle opere provvisionali nei nostri canali principali e abbiamo in atto delle modellazioni idrauliche per dei sistemi di bacinizzazione che permetteranno di gestire meglio la risorsa idrica disponibile. Quello che ci auguriamo tutti è che questa non sia una tendenza che diventi sistematica, ma sicuramente dal mio punto di vista va ripensato il sistema agricoltura. Sicuramente la coltura più inficiata da questa siccità è quella a risicola, per cui va ripensata una coltivazione di riso, a mio parere, in asciutta.